Lasciamo un segno, tatuami le mani e poi le braccia che uso per toccarti, per sentirti ed abbracciarti, canta Claudia Megrè in Tatuami, una delle canzoni più note del Festival di Sanremo. No, la Megrè non è in gara, però la sua canzone suona più volte durante lo show condotto da Carlo Conti. E Tatuami, infatti, la canzone che quest'anno fa da colonna sonora allo spot di Coco Nuda, a un anno dal successo di Annata Tangelo e la sua Occhio X Occhio. Nei giorni scorsi in rete si è scatenata la caccia alla cantante, per scoprire chi fosse a cantare una delle canzoni che rimarrà maggiormente impressa nella testa dei telespettatori del festival. La soddisfazione dopo il no del festival, una rivincita per la cantante napoletana che aveva provato a entrare nella competizione ma non era stata accettata dalla commissione. Ma come un contrappasso, però, la ragazza al festival ci è arrivata dalla porta laterale e sta ottenendo un successo incredibile. Col senno del poi, è andata meglio così. E chissà che qualcuno ora non ci inviti a suonare su in Riviera. Ci speriamo, ha detto ad Agospia il suo produttore esecutivo Dino Manna. La ragazza è comunque un volto già noto per chi ama i talent, avendo partecipato, ad esempio, all'ultima edizione di Thai Voice nel team di Piero Pelù. Un video che parla d'amore. Oggi è apparso anche il video ufficiale di Tatuami girato da Emanuello per il gruppo Visionary Lab, in cui la protagonista è proprio la ragazza campana. Il pezzo parla d'amore, ovviamente, e di passione, come dice la stessa Megrè sulla sua pagina Facebook, presentandolo. Questa canzone e questo video parlano d'amore. Perché l'amore è veramente rock. Non ha etnia, colore, credo, età, sesso, distanze e confini. Perché l'amore è libero e sempre lo sarà. Megrè. L'uscita nel giorno di San Valentino. Un amore senza distinzioni nel video, c'è anche un bacio omosessuale e l'uscita a San Valentino non è affatto un caso. Il brano, intanto, comincia a scalare la classifica iTunes e online sono in molti quelli che si chiedono perché il brano non sia in gara. Chi se ne frega?